vaccinarsi è un atto d'amore. E con questa citazione di Papa Francesco che si è concluso l'intervento del professor Jacopo Vecchietti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, nell'ambito dell'incontro scientifico organizzato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana Abruzzo, tenutosi ieri 20 novembre presso il CUMS dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, che ha patrocinato il meeting. Covid-19, lo stato dell'arte in clinica e medicina dello sport. Questo è il titolo dell'evento, nel quale il direttore dell'unità operativa di medicina e cardiologia dello sport dell'Università D'Annunzio, professor Patrizio Ripari, ha parlato della sua esperienza e degli importanti studi condotti da lui e della sua equipe nell'ambito della Long Covid Syndrome negli atleti. Un dibattito, moderato dal dottor Antonio Falconio e dal dottor Aurelio Colozzi, durante il quale, in un momento di particolare recrudescenza del virus, sono stati affrontati anche i temi terza dose, effetti della vaccinazione e del post-Covid, così i relatori. Direi che in questo momento stiamo assistendo a un aumento dei casi sul territorio e che in parte una percentuale di questi soggetti purtroppo necessita delle cure ospedaliere. Quindi stiamo notando anche come ci sia una ripresa dei ricoveri per insufficienza respiratoria nei nostri reparti. Questo deve farci fare due riflessioni. La prima è che comunque il vaccino dà una protezione importante rispetto all'insufficienza respiratoria, che è quella che poi porta alla necessità del ricovero, e allo stesso tempo però abbiamo questa grande occasione, cioè di fare la terza dose. Sicuramente completa quella copertura immunitaria necessaria per fortificare, diciamo, le difese immunitarie e consentire, nella malaugurata ipotesi che un soggetto debba contagiarsi con il virus, di proteggersi. È chiaro che il vaccino non è una barriera fisica contro le infezioni, contro l'infezione in particolare del coronavirus, però abbiamo visto come poi abbia una efficacia importante nella protezione dell'individuo e dell'apparato respiratorio. Noi abbiamo visto che molti atleti, subito dopo il Covid, anche se l'hanno contratto magari a livello asintomatico, paucisintomatico, hanno un calo della performance. E nonostante il protocollo dica che basta un tampone negativo, aspettare 30 giorni per poter tornare al campo, purtroppo molti non ce la fanno ed è proprio un fatto oggettivo. E quindi quello che sarebbe più auspicabile è quello che non tanto il return to play, ma la restitutio ad integrum quante, cioè un ritorno allo status precedente. A quel punto solo l'atleta può dire di aver recuperato.